Ciao a tutti, ho desistito a usare la webcam perché purtroppo l'audio non viene dai migliori, anzi c'è un fastidioso bip 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 perché si sente per tutto il filmato, quindi sono tornato alla mia videocamera e alla location della libreria. Io da quest'anno, insieme alla mia libreria di Anobi e quella di Goodreads, ho incominciato a tenere questo taccuino qua, che struttura essenzialmente così. Io ho una scritturaccia, però copertina, titolo, autore ovviamente, numero di pagine per tenere un po' la sensazione di quanto leggo, il data di inizio, data di fine, un giudizio e una breve impressione. All'inizio segnavo anche delle citazioni, le citazioni che mi colpivano. Poi purtroppo con gli impegni non ho potuto sempre appuntare tutto a lettura ultimata, a volte accumulo anche 5-6 libri prima di riprendere il quadernetto e quindi la citazione viene persa nel meandro della memoria. Quindi ricostruisco un po' questo mese di lettura attraverso il mio quadernino e andiamo a vedere. Il primo libro che ho letto ad agosto è Il prigioniero del cielo di Carlos Ruiz Zafón, che è il seguito dell'Ombra del vento e del gioco dell'angelo e della quadrilogia ambientata a Barcellona. Il libro tratta del passato di un personaggio che è noto per chi ha già letto i libri precedenti, è Fermín. Non è un personaggio, lo adorano tutti, questo come al solito sono molto in minoranza su queste cose. Lo adorano tutti, io invece non lo amo particolarmente, però scoprire il passato di un personaggio che si ama o meno è sempre interessante, se la struttura della quadrilogia della serie ha una certa presa sul lettore. Purtroppo devo dire che a me il libro non è piaciuto tantissimo. In realtà si vede come si incominciano a interlacciare i personaggi dell'Ombra del vento e del gioco dell'angelo. Infatti Fermín in prigione, racconta i suoi anni di prigione, incontra il protagonista del gioco dell'angelo, David Martin, tra l'altro insinuando un dubbio che il finale del gioco dell'angelo non sia precisamente la realtà quanto forse un delirio di questo personaggio. A me è dispiaciuto perché il gioco dell'angelo mi era piaciuto tantissimo anche nella sua atmosfera di realismo magico, diciamo. E quindi Il prigioniero del cielo è stato un po' deludente, anche perché è un libro molto più breve degli altri e temo che l'effetto quadrilogia in realtà sia un po' una manovra commerciale di Zafón, perché secondo me poteva essere tranquillamente unito al libro successivo, a meno che non venga smentito io, che quando uscirà il quarto libro sarà una cosa mastodontica e quindi Il prigioniero del cielo comunque risulterebbe come un libro di passaggio. Adesso vedremo. Comunque per adesso Il prigioniero del cielo non mi è piaciuto. L'altro libro che non ho qui perché questi li ho presi in prestito è Acqua di mare di Charles Simmons. È praticamente una specie di remake letterario di un libro di Turgenev, se non mi ricordo male. È un libro strano, che tratta del rapporto tra padre e figlio ambientato negli anni 60, padre e figlio assolutamente diversi tra loro. Il motivo di contrasto sarà l'arrivo di una ragazza poco più grande del protagonista, che ammaglia tutti quanti sostanzialmente, ma soprattutto padre e figlio appunto. Il finale è un po' inaspettato, l'atmosfera è molto rarefatta, a me è piaciuto abbastanza. Secondo me gioca tutto molto su appunto il contrasto tra i due protagonisti, i loro modi di vedere. Uno molto buono, l'altro intraprendente. Ovviamente il ragazzo protagonista è quello buono, è un po' fesso, diciamo, mentre quello intraprendente è capace di vivere nel mondo è il padre. Finale completamente a sorpresa. Un libro secondo me da leggere a chi piacciono le atmosfere un po' rarefatte, che c'entrano comunque con il mare perché è tutto ambientato in costa e un po' di minimalismo letterario che per me non sta mai male. Poi abbiamo Q di Luther Blissett, questo qua. Io ho l'edizione Now di Stile Libero uscita qualche anno fa, adesso è stata riedita se non sbaglio nella collana numeri primi. Non mi è piaciuto. Io capisco benissimo il motivo per cui ha avuto successo, molte parti del libro mi sono piaciute in realtà. Però l'effetto generale è di un libro molto, molto pachidermico, diciamo. È troppo lungo a certi punti in cui mi ha perso completamente come lettore, l'attenzione è scemata.
L'argomento in sé sarebbe interessante, sarebbe il periodo della riforma e della controriforma, praticamente sarebbe come gli anabattisti hanno perso, è una metafora su un piano temporale, un po' come la metafora della dominazione, secondo me è voluta, non la sto sparando, un po' come la metafora della dominazione spagnola per rappresentare quella austriaca nel Manzoni, qui abbiamo la metafora degli anabattisti come quelli che hanno perso nel 68. Capisco anche perché all'epoca in cui uscì molti pensarono che fosse di Umberto Eco, l'effetto generale è che non mi è piaciuto, peccato. Ci sono dei brani, come dicevo, molto belli, però non può piacere tutto, non può piacere a tutti. E comunque è un solido romanzo storico. Se, non, se fosse ridotto, diciamo, del 30%, secondo me avrebbe qualche chance di piacere di più anche a me. L'altro libro che ho letto dopo Q è L'Iliade. In realtà non dopo, ma durante, perché ho praticamente cercato di leggere un libro al giorno, è composto di 24 libri, l'Iliade. Poi sono riuscito a dare di fondo nell'ultima fase perché gli ultimi libri sono molto coinvolgenti. Beh, non so che cosa dire sull'Iliade, non voglio neanche commentare l'Iliade. Quello che vorrei dire invece è l'effetto che mi ha fatto, ossia, bellissimo l'inizio e la fine. La parte centrale è veramente un susseguirsi di battaglie, nomi, anche troppi. Ovviamente il gusto dell'ascoltatore, dell'Aedo greco, non è il gusto del lettore moderno. È assolutamente un capolavoro, non si discute. È il mio poema epico greco preferito, molto più dell'Odissea. L'Odissea mi piace meno, ma devo ancora rileggerla, quindi per adesso non mi pronuncio. Quello che mi ha stupito è che molte cose di quello che mi avevano insegnato a scuola in realtà non trovano preciso riscontro nell'Iliade. L'Iliade, soprattutto l'incontro finale tra Priamo e Achille, me l'avevano raccontata come Achille che si commuove alla vista di Priamo che richiede il corpo del diletto figlio. In realtà si capisce chiaramente che, come per tante altre vicende dell'Iliade, il tutto è subordinato alla volontà degli dèi, anche il fatto che Priamo si presenta, e Achille lo dice chiaramente alla fine, ossia, Priamo si presenta soltanto grazie all'intercessione di Hermes che lo nasconde, agli occhi del campamento greco. Appena Achille se ne accorge, si risente un po' della cosa, come se fosse stato ingannato e come se fosse costretto a rispondere al volere degli dèi, insomma, sembra quasi risentito un po' dalla cosa. Mentre lo leggevo, mi ha colpito tantissimo l'ipotesi di Felice Vinci, Omero nel Baltico, secondo cui in realtà l'Iliade sarebbe una reminiscenza dei tempi in cui gli Achei vivevano in Scandinavia, perché le popolazioni che hanno conquistato la Grecia in più mandate, alcune venivano dal nord, dai paesi attualmente cosiddetti scandinavi, e ha fatto una ricerca minuziosa, però sembra poco fondata. Io non ho letto il saggio perché è anche molto costoso e non si trova in biblioteca nessuna parte a Milano, cosa un po' strana, per dimostrare che le località del Baltico corrispondono perfettamente alla geografia omerica. Molto suggestivo, vorrei leggerlo più in là, sempre preso cum grano salis, perché per quanto la traduttrice della mia edizione, che è Einaudi ed è a cura di Rosa Calzecchionessi e viene considerata una delle migliori traduzioni dell'Iliade, in realtà io l'ho letta parzialmente su questa perché non potevo portarmi il tomo in vacanza, su Kindle mi sono letto la versione Garzanti offerta sul Kindle Store. Comunque questa traduttrice, la Calzecchi Onesti, sostiene Felice Vinci, è tutto da vedere, mi interesserebbe molto approfondire anche questo argomento qua. Poi abbiamo Il Tao dell'Amore di Jolan Chang, che è un manuale di amore taoista. Non so se farci poi un video nella serie, è un argomento un po' delicato, come d'altronde sono tecniche sessuali taoiste. Poi ho letto quattro saggi sull'introversione. Uno di questi è il celeberrimo, almeno all'estero, Quiet di Susan Cain, che accennavo nel video sull'introversione, guida agli introversi.
È uscito in italiano per i tipi Bompiani, sì, io l'ho trovato anche in biblioteca, però avevo già l'ebook in inglese, quindi l'ho finito in inglese. Non, di questi vorrei parlare a parte e quindi li escludo dalla lettura di agosto, anche se sono effettivamente letture di agosto, magari ci faccio un video apposito. Approfittando dell'iniziativa Newton Compton del 90, libri 99 centesimi edizioni live, ho colmato una lacuna giovanile, Il dolore del giovane Werther di Goethe. Goethe, beh, che dire, io non l'avevo letto in adolescenza quando lo consigliano facendo la doppietta Giovane Werther e Jacopo Ortis. Mi è piaciuto, ovviamente è datato sia dal punto di vista della scrittura in sé, sia della presa che può avere su di me in quanto non più adolescente da un bel pezzo. C'è una cosa, una curiosità che mi ha colpito del giovane Werther. A un certo punto, Werther da Omero passa a Ossian, i canti di Ossian, che in realtà all'epoca non lo sapevano, ma i canti di Ossian sono un falso creato da Macpherson, e che dovrebbe rifarsi a questo bardo mitico Ossian della letteratura celtica. E a un certo punto, buona parte del giovane Werther, perché in realtà è un libriccino, riporta estensivamente una traduzione di Ossian. Mi è venuta la curiosità di leggerlo. Esiste una traduzione italiana del 700, praticamente contemporanea al Foscolo, ad opera di un ecclesiastico di cui adesso non mi ricordo il nome. Ho provato a leggerla, diventa un po' pesantuccia, mi sa che passo direttamente a provare a leggere la versione inglese di Macpherson. Però, devo dire, libri che provocano la lettura di altri libri, in questo caso il giovane Werther mi ha incuriosito molto di provare a leggere finalmente i canti di Ossian. Il mese si è chiuso con un altro saggio, è stato più che altro un mese di saggi, anche se adesso li ho esclusi da questo video, e le religioni della preistoria di André Leroy-Gourhan. Per i tipi Adelphi, è un vecchio picco di biblioteca Adelphi numero 303, è introvabile, in realtà io l'avevo pescato in una libreria, ultima copia rimasta. È un saggio molto interessante perché smentisce, ed è dell'inizio degli anni 60 innanzitutto, e già allora venivano smentiti molti di quelli che vengono dati per scontati come i culti, tipo il culto dell'orso, il culto delle ossa, cioè Goran dice esattamente quello che è un fatto accertabile e distingue molto bene quello che invece è una supposizione e smentisce quindi le teorie costruite completamente sulle supposizioni, su pochi fatti. Lui si limita a esporre i fatti dicendo attenzione. Però ci sono molte supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Potrebbero essere come potrebbero non essere. A me questo approccio scientifico alla paleontologia e all'antropologia è piaciuto moltissimo. Tra l'altro, io stesso ero convinto, per esempio, della bontà del culto dell'orso. Il fatto che già 50 anni fa se ne discutesse e cioè si confutasse. E ancora adesso invece viene dato per buono, vuol dire che purtroppo libri come quello di Goran, anche se sono divulgativi, nel senso che non sono tecnici, ma sono compendi divulgativi fatti per essere letti da tutti, non hanno avuto presa. Però è piacevole leggere a volte dei saggi documentati. Spero di non avervi annoiato, e se volete iscrivetevi perché di carne al fuoco ne vorrei mettere un po', almeno sicuramente finire la serie sul taoismo e continuare con le letture, magari gli acquisti del mese, qualche recensione sparsa. Spero di non annoiarvi con le mie digressioni, purtroppo spesso mi lascio prendere la mano, soprattutto con le cose collaterali. Spero di rivederci a un prossimo video e per adesso vi ringrazio.